Questo mi pare altrettanto facile, no? E questo mi pare possa essere un impegno che io mi sento di prendere. Cioè, mi sento di prendere l'impegno di camminare insieme, di provare a dire i progetti, i percorsi, la trasparenza delle scelte, la condivisione di cose da fare. Sono impegni concreti, no? Che proviamo a realizzare in maniera condivisa, sentendoci squadra, che vada dalla stessa parte, perché sicuramente Mimmo De Padova vuole il bene di Rottaglia e dell'aeroporto di Rottaglia nella stessa maniera in cui lo vuole il Movimento Cucchiaio. L'obiettivo è comune, possono essere diverse le strade, poi nessuno ha la verità in tasca e si sceglie la sintesi migliore. Io credo che questa sera abbiamo fatto un incontro bene, no? Che sarà ancora più bello dopo l'intervento del senatore Di Lippi, perché vi giuro, per la persona seria, competente, lo ringrazio ancora per essere qui, grazie. Rispetto in qualche modo, come dire, al materiale che ho, al livello, come dire, di idee che mi ero fatto e che ho sull'aeroporto di Rottaglia, su questo territorio, è chiaro, un rapporto diretto, qualcosa si scalfisce, qualcosa di necessità di approfondire, di capire meglio. E quindi vi ringrazio, un ringraziamento, è un ringraziamento sincero. L'aeroporto di Rottaglia è un aeroporto che indubbiamente ha una caratteristica specifica dal punto di vista infrastrutturale. Avete ricordato, un aeroporto che ha una pista immensa, credo la prima o la seconda in Europa. Al di là, diciamo, delle riflessioni sulla vicinanza degli aeroporti, io credo che il livello, come dire, di scelta, che a livello centrale, perché parlo della presidenza del Consiglio, parlo del governo, parlo anche del piano regionale dei trasporti, parlo di strumenti di pianificazione, laddove individuano una vocazione e indicano una traiettoria di sviluppo, è comunque un livello, come dire, di scelta da guardare con attenzione. Devo dire, nell'approccio con le carte, io ho sempre considerato la scelta fatta sull'aeroporto di Rottaglia come una scelta importante, significativa, di specializzazione rispetto al termine di aeroporti, che come è rappresentata sulle carte, con i dati che gli vengono offerti, si parla di isocrone, di linee in qualche modo di raggiungibilità sostanzialmente identiche, grosso modo, in un territorio che è considerato il bacino demografico di riferimento di quest'area. Credo che specializzare uno scalo possa costituire, laddove c'è una specializzazione, laddove c'è un investimento, laddove si prevede anche, come dire, una ricaduta sul territorio significativa e un servizio per il territorio significativo, credo che sia una scelta da guardare con attenzione. Questo è stato il mio livello di approccio al problema. Sarebbe sbagliato che io dicessi il contrario, assumessi le richieste che sono state segnalate. Guardo, perché dico questo? Guardo al comparto dell'aerospazio come un comparto particolarmente ricco. Ricco sia dal punto di vista finanziario, di traino, di uno sviluppo, di un territorio che è chiamato complessivamente a ripensare il proprio modello di sviluppo. Queste cose non sono automatiche, queste cose non è che basta scriverle su un foglio. Se vi dico questo, quello che dico, è perché non è che vi vengo a portare il verbo, no? Non ne avete bisogno, anzi, casomai sono elementi a giustificazione rispetto alla chiusura che cerco di fare. Ma era per dirvi che l'elemento, mentre dalla carta teorica, che leggo e che intuisco, che ha informato strumenti di pianificazione, sono elementi che sulla carta tengono, ma tengono davvero, tengono anche rispetto, guardate, ho parlato dell'aerospazio, ma potrei dire anche di quelle direttrici di sviluppo che un paese deve assumere. Io credo che è chiaro che in uno scalo non ci può essere fatto di tutto e di più, credo, immagino. Non è così. L'aeroporto deve fare l'aeroporto. Scusi, facciamo, consentiamo, tu hai parlato adesso dall'aeroporto.
Io credo che lo dico con convinzione, perché quegli aeroporti a cui fa riferimento, e giustamente rispetto a dice, il cargo si sviluppa a Fiumicino, Malpensa e Bergamo, che sono quelli che hanno non a caso maggior sviluppo. Nel caso dell'aeroporto di Grottaglie, il tipo del processo di sviluppo è altro, utilizzato anche parte cargo, ma l'elemento di trazione, ovviamente la trazione riguarda un segmento particolarmente ricco del trasporto aerospaziale, o comunque diciamo l'aerospazio. Si può fare, si può crederci, non crederci, ma questo è un elemento, è un elemento. C'è un dato che qui raccolgo, che mi impegno ovviamente ad assumere, è quello che a distanza di tempo, al netto di tutta una serie di malefatte che ci possono essere state, nonostante sarà la magistratura, cercheremo ovviamente di far luce rispetto alle questioni, non sono sordo, anzi sono molto sensibile a queste vicende. C'è un punto, ecco, l'infrastruttura non può non essere utilizzata. Questo è un punto centrale. E allora credo il primo elemento a rimettere in fase, ad approfondire, ma sono un impegno, non più solo campagna elettorale, perché l'attività del lavoro sarà uno degli elementi che porrò con forza rispetto al piano degli aeroporti, le rispondenze, le ricadute. Sarà uno dei tanti focus che sarà chiesto nell'ambito della presentazione del piano degli aeroporti. Che se dal punto di vista teorico, ripeto, non solo in astratto, un indirizzo può essere soddisfacente, dall'altro deve essere verificato, ovviamente sul territorio, le effettive ricadute. C'è un'altra questione che assumo per il mio, è che un territorio dalla politica non può essere guardato esclusivamente con occhio e con atteggiamento predatorio. È una cosa per la mia cultura, per il mio imprinting, culturale, che è inaccettabile. Anche se fosse la miglior scelta, e parlo dell'aerospazio come un settore, come dire, ripeto, di traino, di sviluppo, di applicazione, di sperimentazione, un settore che serve al paese per mantenere un livello alto di una ricerca che ha abbandonato in quota parte e che in quota parte ha fatto male. Ma non si può pensare che un territorio è soltanto una pista, una colata di cemento dove si fa del business e questo territorio rimane impoverito e non ha ricaduto economico. Allora, questo è un elemento, e soprattutto che non condivide una scelta. Questo è un altro elemento. Io, guardate, non sono per cultura uno che necessariamente fa come sport o come passione, come dire, e in maniera naturale offre sponde ai comitati. Più delle volte si turbano, perché talvolta, anche quando pongono questioni giuste e sacrosante, rischiano di perdere di vista l'insieme generale delle questioni, e anche una forte rivendicazione rischia di essere un particolarismo. Però dico che su questo, riprendo le questioni di meno ragionevolezza, non possono non avere cittadinanza in termini di risposte dalla politica. Questo è l'impegno che mi sento di assumere, quello di una verifica rispetto ad una missione che a livello dei principali strumenti di pianificazione registro, parlo del piano degli aeroporti, penso al piano regionale dei trasporti, non stiamo parlando di cose redatte dal primo architetto che passa per la regione, su questo, no, lo dico perché sono scelte politiche di futuro, si può fare, lo dico perché c'è un gli investimenti, non è che, come dire, ce ne sono stati infiniti. Se ci sono state risorse destinate indipendentemente dall'uso che abbiamo fatto, si vede che quella scelta era condivisa, rispondeva ad una opzione politica, voglio credere ad una politica industriale di questo territorio, ad uno sguardo anche differente del processo di reindustrializzazione che comunque deve trovare alcuni elementi. La politica non può però dare per scontato l'elemento della programmazione, l'elemento teorico, e non vivisezionarlo rispetto agli effetti che produce e a livello dell'applicazione, a livello della socializzazione del rapporto con la comunità. Allora, le tante domande che sono state poste rispetto, ma mi fate capire perché? Ecco, una politica nobile, una politica seria, non può lasciare senza risposte le vostre perché. Da questo punto di vista, ripeto, vi ho rappresentato quelle che sono le mie convinzioni di approccio ad un problema. Però non sono solo, ho registrato le cose che avete detto
e a partire dalla prima e prossima occasione che mi sarà data, state sicuri, e potete, il mio slogan non è stato diamoci del noi, per questo lavoro successivo che ho fatto sul territorio dopo che sono stato eletto per la terza volta, il mio slogan è di essere trasparente e raggiungibile, e quindi lo verificherete semplicemente con gli interventi e gli atti che farò in commissione e che farò assumere in commissione. Però l'impegno che mi assumo per le cose che avete detto, per il ragionamento che avete compiuto e per il livello della qualità della comunità che rappresentate, credo che le risposte necessarie debbano essere, come dire, sviluppate, in modo da fare risposte che hanno un maggior fondamento rispetto all'impianto teorico che, a mio avviso, urbano, indubbiamente ha bisogno di una verifica fattuale. Questo è l'impegno in maniera molto schietta, chiara, trasparente, appunto, che mi sento di assumere con tutti voi.